Ballando con le stelle. Cristina Ricci lascia sfuggire un insulto sul caso Jessica Notaro Tavares. Gelo in studio, Milly Carlucci si dissocia. Fulmine a ciel sereno colpisce la serata di Ballando con le stelle. A scagliarlo è la dolce e simpatica Cristina Ricci che si lascia scappare un insulto e fa calare il gelo in studio. Milly Carlucci, presa alla sprovvista, supera il momento di stupore e corre ai ripari, dissociandosi da quanto detto dalla modella di origini moldave e rumene. Ma per capire cosa è accaduto bisogna fare un passo indietro. Durante lo show si è esibita Jessica Notaro. Prima della sua performance la Carlucci ha voluto ribadire che la Miss Sfregiata con l'acido ha tutto il sostegno del programma. La presa di posizione della conduttrice è arrivata dopo che in settimana l'avvocato di Tavares, l'uomo accusato di aver compiuto l'atto empio sulla Notaro, si è rivolto a Jessica insinuando che la sua partecipazione al programma potrebbe influire sulle sue sorti giudiziarie del suo assistito. Cristina Ricci e la parolaccia sfuggita in favore di Jessica Notaro. Cristina, dopo aver ballato con Luca Favilla, si presenta come di consueto innanzi alla giuria. In un impeto di rabbia, cita il caso di Tavares, riassumendolo in un insulto in inglese. FUC asterisco off. La Carlucci resta sfasata e con tono di rimprovero abbozza un Cristina. Il gelo è calato nello studio. Milly recupera la situazione. Ma cosa ti è venuto in mente? Ci dissociamo. La Ricci capisce che la sua voglia di giustizia per l'amica l'ha fatta andare oltre la righe. Scusa, voglio tanto bene a Jessica, chiedo mille scuse. La Carlucci ricorda infine che in TV certe espressioni, seppur dettate da intenti nobili, non possono essere pronunciate. Chi è Cristina Ricci? La modella di origini rumene e moldave. Cristina Ricci, che ha conquistato parecchi consensi al fianco del suo compagno di avventura Luca Favilla nel talent show guidato da Milly Carlucci, è una modella e influencer di origini rumene e moldave. A 31 anni ed ha iniziato la propria carriera attorno al 2007, quando si è trasferita a Bucarest per lavorare come modella, posando per marchi locali di cosmetici e affini.